Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi ho fatto l'illustrazione di quello che andremo ad affrontare, ovvero andremo a spiegare a livello fisico per quale motivo d'inverno i laghi vanno ad agghiacciare solamente in superficie. Quindi si crea questo strato di ghiaccio solamente in superficie, più o meno spesso, e appunto andiamo a capire per quale motivo sotto questo strato di ghiaccio, qua abbiamo disegnato un pesce, sotto questo strato di ghiaccio l'acqua del lago rimane allo stato liquido. E questo indipendentemente dalla temperatura che c'è all'esterno, e questa è una cosa molto importante perché significa che durante l'inverno, diciamo, tutti gli esseri viventi, anche piante o comunque soprattutto i pesci, rimangono in vita, e quindi ovviamente d'inverno il lago non si ghiaccia fino al fondo, altrimenti vorrebbe dire che appunto tutti i pesci rimarrebbero congelati, morirebbero sicuramente, e quindi questo è un aspetto molto importante per appunto, diciamo, l'habitat e per la fauna, diciamo flora e fauna in generale. Quindi iniziamo subito. Allora, noi abbiamo sicuramente, diciamo, possiamo dividere questo fenomeno in tre fasi. Allora, la prima fase è quella, diciamo, nelle settimane che precedono il periodo invernale con le temperature più rigide, e quindi, diciamo, la prima fase possiamo prenderla come la fase in cui tutto il lago è ancora allo stato liquido. E quindi possiamo prendere una certa temperatura dell'aria a una temperatura sicuramente maggiore di 0 gradi centigradi, perché sappiamo che a quella temperatura si forma il ghiaccio, quindi l'acqua allo stato liquido inizia a solidificare. La seconda fase che prendiamo è quella, diciamo, intervallo di temperatura lo vedremo subito, però appunto sarà quella in cui inizierà a formarsi, diciamo, il primo strato di ghiaccio. E poi andremo a vedere per quale motivo appunto questo ghiaccio si ferma qua, non continua in profondità. Allora, cioè, il tutto si basa sul fatto che qualsiasi corpo, qualsiasi massa, se sottoposta, diciamo, se messa in contatto con una sorgente a una temperatura più bassa o più alta, quindi se io vado a riscaldare un corpo, questo tenderà a dilatarsi. Questo aspetto lo si vede principalmente, diciamo, inizialmente a livello lineare, quindi se si prende, diciamo, per esempio una sbarra di ferro e la si scalda, vediamo che questa sbarra inizia ad allungarsi, e questo fenomeno, diciamo, possiamo dire che la lunghezza finale di una sbarra può essere uguale a la lunghezza iniziale che moltiplica 1 più un coefficiente di dilatazione lineare moltiplicato per la differenza di temperatura. E si può dimostrare, non lo facciamo, ma si può dimostrare che estendendo questo concetto alle tre dimensioni, quello che otteniamo è che il volume anche va ad aumentare, però appunto l'aumento di volume è legato a un altro coefficiente, che è il coefficiente di dilatazione volumica alfa, che si scopre essere circa, diciamo, tre volte lambda, quindi facile da ricordare perché appunto questo essendo lineare è legato a una sola dimensione, alfa essendo un coefficiente di dilatazione volumica è legato a tre volte un coefficiente che è legato a una sola dimensione, e appunto il volume è legato a tre dimensioni, va bene? Ma a parte questo, abbiamo che ha un aumento di temperatura, visto che alfa in genere è positivo, ha un aumento di temperatura corrisponde a un aumento di volume. Ok, ma adesso qual è il problema? Il fatto è che qui, diciamo, in questa formula generale, alfa, diciamo tendenzialmente anche negli esercizi quelli più semplici che si propongono, alfa è una costante, ovvero appunto non dipende dalla temperatura, non dipende dal volume, dipende solamente dal tipo di sostanza. E il fatto qual è? Che per l'acqua quello che succede è una cosa molto particolare, ovvero che alfa, questo coefficiente qua, dipende dalla temperatura, però in un modo molto interessante, perché se qua andiamo a, diciamo, tracciare questo grafico che ci dice come varia questo alfa, che può essere definito come, diciamo, 1 su V, delta V su delta T, quindi diciamo questo coefficiente 1 su V, questo fattore 1 su V è solo un fattore di normalizzazione. L'importante è che questo rapporto appunto ci va a dire quanto varia il volume in termini di una variazione di temperatura. Se noi andiamo a fare appunto certi esperimenti, possiamo andare a tracciare il grafico di come varia questo alfa in funzione della temperatura, e notiamo una cosa particolare, ovvero che alfa per l'acqua ha un andamento del genere, si annulla per 4 gradi e a 0 gradi ha un valore negativo, diciamo di circa meno 10 alla meno 4
Kelvin alla meno 1 e appunto qua possiamo mettere 10 alla meno 4 e 2 per 10 alla meno 4, quindi diciamo che sono valori piccoli, però l'importante è che da 0 a 4 gradi alfa è negativo. Che cosa significa? Allora, qua possiamo andare a vedere innanzitutto la parte in cui alfa è positivo perché l'abbiamo già studiata, l'abbiamo già, diciamo, ne abbiamo già parlato in precedenza. Questo sta a significare che se la temperatura aumenta, alfa è positivo e se alfa è positivo anche il volume aumenta. Quindi se T, diciamo, facciamo così, se T aumenta, il volume aumenta. Perché appunto tutto questo è positivo. E abbiamo questo 1 più qualcosa di piccolo, ma comunque positivo, significa che stiamo andando ad aumentare il volume iniziale. Quello che succede invece quando alfa è negativo è che se la temperatura aumenta da 0 a 4 gradi in questo intervallo, quindi se T aumenta, quello che succede al volume è che il volume diminuisce. Questo perché appunto noi stiamo andando a togliere all'1 una certa quantità che seppur piccola mi va a ottenere un 1 meno qualcosa, quindi un 0,99 per esempio, che moltiplicato per un numero mi fa ottenere un numero più piccolo e quindi il volume diminuisce. Si può anche vedere come delta V si può ricavare facendo che delta V è uguale a volume finale meno volume iniziale, è uguale al volume iniziale per alfa per delta T. E va bene? Ma questo adesso è molto importante perché se io ho, diciamo, una massa d'acqua e ne aumento la temperatura, diciamo che questa massa d'acqua si trova a una temperatura superiore ai 4 gradi, un aumento di temperatura, quindi se io vado a scaldare quella massa d'acqua, mi fa aumentare il volume. Ma cosa significa aumentare il volume? Diciamo che noi non sappiamo quanto volume, diciamo, di acqua c'è in un lago, possiamo andare a studiare questo fenomeno in termini di densità e quindi. Se, visto che la densità è definita come la massa fatto il volume, visto che noi stiamo andando a studiare, noi andiamo a studiare come varia la densità per una certa massa fissata, per esempio un chilo di acqua, aumentare il volume significa ridurre la densità. Quindi, possiamo scrivere così, la densità qua diminuisce, stessa cosa qua sarà al contrario, la densità. Se la temperatura aumenta da 0 a 4 gradi, la densità dell'acqua aumenta. Quindi questo che cosa significa? Che se noi abbiamo, diciamo, una distesa d'acqua iniziale, adesso introduciamo la prima fase di cui avevamo parlato, ovvero quella in cui, diciamo, tutta l'acqua è allo stato liquido, siamo in primavera, siamo in autunno, quello che è, comunque la temperatura dell'aria la supponiamo maggiore di questi 4 gradi, quello che succede è che supponiamo, diciamo, la temperatura iniziale dell'acqua a 10 gradi, per esempio, quella dell'aria a una temperatura un po' più bassa, l'acqua inizierà a perdere calore, però, perché appunto c'è questa differenza di temperatura tra l'acqua allo stato liquido e l'aria, perderà calore e visto che stiamo diminuendo la temperatura, allora qua sarà tutto al contrario, quindi la densità dell'acqua aumenterà. E che cosa succede? Che nella prima fase, diciamo qua, possiamo dire T1 maggiore di 4 gradi e T2 dell'acqua maggiore di T1. Abbiamo che l'acqua perde calore, quindi inizia a raffreddarsi. Però abbiamo detto che l'acqua aumenta la sua densità, quindi abbiamo un ρ1 che aumenta. Quindi che cosa abbiamo? Che in prossimità della superficie abbiamo aumentato la densità dell'acqua. Invece, in profondità possiamo supporre che la temperatura sia ancora un po' più alta perché appunto questo calore non ha ancora fatto in tempo a raffreddare tutta la distesa di acqua. E quindi, visto che in profondità la densità è minore, quello che succede è che si crea appunto questo moto convettivo che va a diciamo far scendere in profondità la parte di acqua a densità maggiore, perché appunto ha una densità maggiore, quindi per tutte le varie forze di Archimede così. Questa parte di fluido tende ad andare verso il basso e spinge verso l'alto la parte di acqua a densità minore. Quindi quello che succede è che la nuova acqua che è andata in superficie si raffredderà perché appunto è quella a contatto con la superficie del lago e quindi si crea tutto questo moto. Fino a qui, diciamo, possiamo andare a supporre che la temperatura adesso esterna sia arrivata a 4 gradi e che cosa succede? Questo moto avviene
fin tanto che appunto tutta la distesa di acqua è arrivata appunto a 4 gradi. E che cosa succede se adesso la temperatura esterna inizia ad essere minore di 4 gradi, però comunque maggiore di zero? Quindi, appunto, essendo maggiore di zero, l'acqua rimane allo stato liquido, però non solidifica perché siamo, diciamo, discostati dalla temperatura, appunto, di solidificazione dell'acqua. Succede una cosa interessante, e appunto questa è la parte chiave di tutto il video, ovvero noi stiamo andando a diminuire la temperatura. Ok, e quindi se noi andiamo a percorrere, andiamo a rifare tutte le varie frecce, se noi andiamo a percorrere questo grafico al contrario, cosa stiamo facendo? Stiamo andando a diminuire la temperatura di questa zona, della zona di contatto con l'aria. Una diminuzione di temperatura significa un delta T negativo e visto che qui alfa è negativo, nel complesso abbiamo un prodotto tra numeri negativi, che quindi farà un numero positivo. E nel complesso avremo quindi un aumento di volume e quindi qua il volume aumenterà. E visto che la densità è proporzionale all'inverso del volume, un aumento di volume significa ridurre la densità. Quindi cosa significa? Che quando la temperatura esterna è minore di 4 gradi, la densità dell'acqua su questa superficie tende a diminuire. Ma cosa succede se tende a diminuire? Che appunto semplicemente non succede niente perché l'acqua si trova già tutta a 4 gradi e se la parte più in superficie ha densità minore, allora tende ad andare ancora di più in superficie, però fino a lì diciamo non succede niente. Quindi diciamo che il ciclo si arresta e tutto il lago arriva a 4 gradi. Quindi se noi andiamo a rappresentare questo grafico in un altro termine, magari più facile da visualizzare, possiamo mettere qui T. Qui mettiamo la densità dell'acqua in funzione di t. Adesso, a parte i vari valori, possiamo notare che appunto avrà una forma del genere, una forma campana, la densità in funzione della temperatura. E il massimo ce l'avrà a 4 gradi, perché appunto quello che abbiamo visto è che se la temperatura appunto si allontana da 4 gradi e si avvicina a 0, mettiamo qua lo 0, che cosa succede? Che la densità diminuisce, e infatti lo vediamo qua, la densità diminuisce. Se invece ci allontaniamo, diciamo, da destra, rispetto ai 4 gradi, anche qua la temperatura diminuisce, e l'abbiamo visto qua. Quindi abbiamo che a 4 gradi la densità dell'acqua assume il suo massimo valore. Quindi abbiamo che il moto convettivo si arresta e quindi già lo strato di acqua liquida a contatto con una temperatura minore di 4 gradi diminuisce, quindi diciamo che potenzialmente diminuisce molto di più la velocità con la quale tutto il lago si raffredda. E quindi diciamo che in un tempo molto maggiore il lago potrebbe ridurre la sua temperatura, però appunto globalmente abbiamo che il lago è ancora tutto liquido e in profondità resta a 4 gradi. Comunque sia, quello che succede adesso è andare ad analizzare l'ultima fase, ovvero quella per la quale la temperatura esterna va sotto zero. Sotto zero, semplicemente il primo strato superficiale inizia a ghiacciare. Questo perché abbiamo appunto una sorgente di temperatura a una temperatura più bassa rispetto a quella di solidificazione dell'acqua. L'acqua allo strato superficiale inizia a ridurre la sua temperatura fino a quando appunto non raggiungerà quella di solidificazione e il calore appunto ceduto dall'acqua, servirà come calore latente di solidificazione per appunto solidificarla. Però adesso arriva il secondo punto chiave di questo video, ovvero il fatto che una volta che si forma questo strato di ghiaccio, il calore, per uscire appunto andare a aumentare lo strato di ghiaccio, diciamo di un delta X, che cosa deve fare? Appunto deve uscire una certa quantità di calore. Questa quantità di calore è dovuta appunto alla differenza di temperatura tra interno e esterno, però quello che deve fare è anche andare a attraversare, per così dire, questo strato di ghiaccio. E il ghiaccio è un isolante termico, perché appunto abbiamo che se abbiamo per esempio una, supponiamo qua una T esterna e qua una T interna. Quello che ha scoperto Newton è che il flusso di calore, che è definito come appunto una quantità di calore che attraversa una parete, diciamo, isolante in un certo tempo T e
e questa parete ha una superficie, si estende per una superficie S, è uguale al coefficiente di conducibilità termica, che in questo caso è del ghiaccio, diviso il suo spessore, che possiamo indicare con D, spessore del ghiaccio, diciamo, nell'istante iniziale, moltiplicata per la differenza di temperatura, quindi possiamo dire T esterno meno T interno. Poi adesso i segni non sono importanti, perché tanto a livello logico sappiamo che dal punto di vista dell'acqua questa perde calore, quindi Q sarà negativo, e quindi qua aggiungeremo o toglieremo un segno in base a questa evenienza. Per esempio sappiamo che la temperatura esterna è più piccola di quella interna, perché appunto è minore di zero e questa non si è ancora solidificata, quindi questa cosa è negativa, e quindi abbiamo un flusso di calore negativo che appunto rispecchia questo calore uscente negativo. Va bene, ma a parte quello, andiamo a vedere a livello numerico quanto vale il coefficiente di conducibilità termica del ghiaccio, e scopriamo che è circa 0,6 watt su metro su Kelvin. Che cosa significa? Che è estremamente piccolo, perché possiamo anche andare a vedere il calore latente di solidificazione dell'acqua, che appunto vale circa 3,3 per 10 alla 5 joule su chili. E diciamo, ho riportato qua i livelli numerici perché questo ci sta dicendo che per trasformare dallo stato liquido allo stato solido un chilo di acqua servono 330.000 joule di energia. E qua vediamo che ogni secondo questo possiamo interpretare questo come per ogni grado di differenza di temperatura tra interno e esterno, e per ogni metro di spessore di ghiaccio, diciamo che il ghiaccio trasmette 6 watt, quindi 6 joule al secondo di energia contro i 330.000. Quindi diciamo che questo livello, questa grande differenza ci può far pensare appunto al fatto che il ghiaccio è un isolante. E ovviamente a livello ideale, se non ci fossero altri tipi di perdite, tutto il lago si trasformerebbe in ghiaccio, perché semplicemente questo qua ci sta dicendo che ogni secondo il ghiaccio fa passare 0,6 watt, se appunto è spesso un metro. Poi vabbè, ovviamente questo è tutto a livello unitario, possiamo anche pensare a per esempio 6 watt ogni secondo, se invece che uno spessore di un metro pensassimo a uno spessore di 10 centimetri. Però il fatto qual è? Che a livello teorico, appunto, noi potremmo andare a calcolare quanto tempo ci vuole per andare a far solidificare l'intero lago. Questo perché, appunto, per solidificare un chilo di acqua servono questi 330.000 joule. Io so che c'è questo 0,6 joule al secondo di mezzo, quindi appunto mettendo giù un'equazione si può andare a ricavare questo tempo per solidificare l'intero lago. Però appunto otterremo un valore non corretto, perché dobbiamo anche andare a considerare diciamo tutto il flusso di calore. L'equazione da mettere è abbastanza complicata, perché quello che succede è che questo calore, questo flusso di calore uscente va a diminuire la temperatura dello strato di acqua adiacente allo strato di ghiaccio fino a che raggiungerà 0 gradi, e appunto inizierà a solidificarsi. Però solidificandosi, quello che succede è che lo strato di ghiaccio andrà a aumentare, e quindi diminuirà, perché la distanza, diciamo, lo spessore dello strato che sto andando ad attraversare col mio flusso di calore è a denominatore, diminuirà appunto anche questo flusso di calore. Quindi appunto l'equazione da mettere giù è abbastanza complessa, però dobbiamo anche considerare il fatto che ci sono, diciamo che questo sistema nella realtà non è fatto così, nel senso non abbiamo solamente aria esterna, acqua interna a temperatura più bassa e diciamo questo spessore di ghiaccio che aumenta sempre di più, ma dobbiamo anche considerare il fatto che ci sono, diciamo, dei calori, diciamo dei flussi di calore esterni che vanno a bilanciare questo fattore qua. E quindi diciamo che a livello logico possiamo semplicemente pensare al fatto che il ghiaccio è un isolante, e quindi semplicemente una volta che si è formato non lascia più passare calore e l'acqua all'interno rimane nello stato liquido. A livello un po' più specifico dovremmo andare a considerare tutti i vari tipi di calore, di flussi di calore, diciamo, entranti e uscenti nell'acqua. Per esempio di giorno possiamo pensare al calore, diciamo, immesso per irraggiamento e altre considerazioni, però appunto già anche solo dal fatto che lo spessore del ghiaccio aumenta all'aumentare del tempo è abbastanza complicato da considerare. E quindi possiamo appunto concludere la nostra osservazione fisica andando a vedere semplicemente questo parametro per il ghiaccio.
E anche questo qua è abbastanza importante perché serve un'energia molto grande per solidificare 1 chilo di acqua. Quindi con questo è tutto, ci siamo dilungati abbastanza. Se vi è interessato, se vi interessano questi tipi di video un po' più divulgativi e che mischiano anche, diciamo, che vanno a spiegare certi fenomeni, fatemelo sapere. Se non vi chiedo qualcosa, anche fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video.